dire. Abbiamo 3 centimetri di spessore. Vediamo come arriva. Aspetta che arriva il pullman, aspetta. Aspetta, mica che ti gira qua che ti prende dentro. Uno è questo qua, la viabilità del pullman, vedi cosa ti fa? Prova a guardare cosa fa questo qui per andare per prendere la via. Poi vedi, arrivano in bicicletta tranquillamente tutte le persone. Queste qui non si fermano perché non sanno la cosa così e questo è un quadrivio che è pericolosissimo. Infatti, adesso io dovrei andare a farla da quell'altra parte. Dall'altro andiamo. C'è un tocco a attraversare. E poi voglio dire, si può lasciare un'autostrada così senza segnaletica orizzontale per terra, senza dei ridossi, come dire, dei cambi di... Cioè, rallentatore di velocità. Eh sì, ma come si fa? O perlomeno segnalare che qui c'è un incrocio molto, molto pericoloso. E se non crocia 1, 2, 3... E sarebbe 4, 5. 5 strade. 5 strade strette, senza marciapiedi. Ma segnalate per terra. Non so, mettere... evidenziatore, segnalatore visivo, acustico, prima o poi succederà qualche cosa. A me dispiace, io mi auguro che ripeto, poi si finisce per essere egoistici, che non siamo noi, però come si fa? Non c'è marciapiede, non hai sollevamento di niente, tu devi venire fuori da lì a fare quel pezzo lì, che poi vai qui, c'è 100 metri, c'è la piazza, e questa qui è l'unica strada diritta, volendo, che ti porta in piazza. Cosa siamo? 200 metri in linea d'aria, 150. Lì c'è la cassa rurale, dietro di lì c'è il campanile della chiesa, si va in paese, proprio in centro. Io non riesco a capire, cioè... Ma poi la prima cosa non ho fatto niente, avessero consultato almeno un attimino i cittadini, avessero detto ma a voi sta bene, ma cosa dite? Ma vi è comodo? Ma tutta la zona di là non è servita da quella da San Remigio, della chiesa di San Remigio che va verso Canegrate, completamente dalla piazza Mercato. Piazza Mercato non c'è più la fermata. Ma io dico, noi abitiamo qua, ma sono 15.000 abitanti, penso, Gusto Garolfo, più o meno. Quasi 20.000. Figurati, sì. Addirittura, cioè, ma gli altri come si muovono? Perché è un paese che non ha trasporti, chiudono la piazza, come ti muovi? Con monopattino, cioè non lo so io. Guarda, questo completamente vuoto, si fermano neanche. No, si fermano neanche, perché quando vedono di là che non arriva nessuno, loro tirano dritto. Ma metti che se viene uno un anziano in bicicletta, perché è una strada molto trafficata, perché è l'unica diretta che porta in piazza, non c'è un passaggio pedonale. Poi lì non mettono ci le sono macchine, c'è quelle foto da dargli al Grassi, cioè mettono le tutte macchine. Tutte le macchine che sarebbe in divieto di sosta a entro meno 5 metri o 7 metri dall'incontro. Ma se mi hanno detto che allora sulla mia via c'era un cancello, no, del Morandi. Ma che confusione.